La 553 Jacob, progetto di telemedicina, aiutaci ad aiutare, come procede l'attivazione? Prego, consigliere Jacob. Scusi, perché con quale mette assieme la mia? Perché, non so, l'assessore fa una risposta unica, mi pare, no Roberti? Sì. Va bene, no. Sì, allora, la mia interrogazione prende lo spunto da interrogazione che avevamo già svolto nel corso dell'anno, la prima ancora al mese di maggio, sull'utilizzo di risorse che derivavano dalla solidarietà regionale sull'emergenza Covid e sul conseguente progetto che l'assessore Riccardi aveva deciso poi di intraprendere circa tutelato, nominato appunto aiutaci ad aiutare, circa il progetto di telemedicina che prevede la fornitura di 1500 kit composti da un tablet dotato di SIM dati, software preconfigurati, un pulsosimetro e un termometro, appunto a casa, soprattutto delle persone anziane, in un progetto che dovrebbe, stando appunto a quello che è la scheda del progetto stesso, interessare circa 10.000 potenziali anziani o persone da gestire appunto in servizio di telemedicina. Come dico, ci sono state diverse interrogazioni su questo progetto, anche per il suo procedere abbastanza, diciamo così, con un passo direi cadenzato, per dirlo in termini alpino, perché dal mese di maggio che era stato annunciato, in una conferenza stampa il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi annunciavano il 21 dicembre che l'iniziativa è già partita in tutte le tre aziende sanitarie regionali e prevede appunto questa distribuzione. Ora, con la mia richiesta di oggi, vorrei appunto sapere quanti sono i pazienti affetti da Covid-19, visto che il progetto si rivolge esplicitamente su questi pazienti per consentirne una loro gestione e un loro monitoraggio appunto a domicilio. Sono stati forniti di questo kit, dei 1500 kit, che a questo punto siamo già a febbraio, mi auguro siano totalmente operativi, e suddivisi ovviamente per le aziende sanitarie e per i distretti, per averne anche un conto di come sono ovviamente diffusi questo servizio, che dal comunicato, dalla conferenza stampa, è stato annunciato in maniera anche roboante come il primo grande progetto di telemedicina, insomma, a livello nazionale. Grazie. USAI, a che punto è il coinvolgimento dei medici di medicina generale nella presa in carico e nella gestione dei pazienti Covid-19? Prego, consigliere USAI. Grazie, Presidente. Sì, anch'io voglio capire a che punto è il progetto di telemonitoraggio per i pazienti Covid positivi a domicilio, e quindi capire quanti pazienti sono seguiti, quanti medici in generale sono stati coinvolti, anche alla luce di quello che è stata l'audizione in terza commissione del 25 gennaio, in cui i dirigenti, non specificando i numeri, hanno dato la colpa della scarsa adesione di questo progetto ai medici in medicina generale. Che in qualche maniera i dirigenti dell'azienda centrale hanno cercato di coinvolgere. Peccato che il giorno successivo la FIMG, a mezzo stampa, ha fatto sapere che nessuno sapeva niente di tutto ciò e non hanno mai parlato con i medici in medicina generale. Alla luce di questo, ma anche alla luce della carenza dei medici in medicina generale in diverse zone della regione, penso a Trieste, penso a Prosecco, Dolina, a Prosecco, dopo la rinuncia del medico sono passati oggi 26 giorni dalla rinuncia e a Sugi non ha ancora incaricato un medico a tempo determinato, ha solo spostato centinaia di pazienti di Prosecco verso Picina e ha proposto di aumentare quello che è il massimale degli assistiti per i medici. Ma allargando anche lo sguardo, abbiamo problemi di carenza di medici a Grado, a Fara di Sonzo, pensiamo alle zone montane. È un problema in qualche maniera anche di disomogeneità sull'impiego sia dei medici di medicina generale sia di quelle che sono le USCA, l'unità speciale di continuità assistenziale, in cui in qualche maniera i medici a più riprese hanno denunciato il mancato coinvolgimento e anche protocolli disomogenei.
Assessore, so che lei non segue la sanità, ma l'attivazione dell'USCA a Trieste e nel resto della regione è diversa. La modalità di chiedere un tampone a Trieste e nel resto della regione è diversa. È mai possibile che non si riesca a coinvolgere in qualche maniera i medici generali e avere dei protocolli efficaci per in qualche maniera valorizzare quello che è il primo filtro ai pronto soccorsi e in qualche maniera che è il medico di medicina generale? E su questo tema appunto io chiedo all'assessore competente di conoscere le azioni intraprese per il coinvolgimento del medico di medicina generale e quali sono i numeri rispetto al telemonitoraggio a domicilio. Grazie. Sì. Grazie, prego assessore. Sì. Le due interrogazioni offrono spunti importanti per evidenziare ancora una volta come le attuali regole non consentono di procedere con l'efficacia dovuta relativamente al rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, oltre all'inadeguatezza delle procedure, le quali anche... Consiglieri, scusate, se parlate fra di voi, c'è un sottofondo che è molto disturbante, se magari vedete qualcosa potete uscire, prego. Anche in questa fase di emergenza presentano significativi margini delimitanti delle evidenze pubbliche in materia di appalti e forniture di servizi. Preliminarmente va anche chiarito che nessuno è indossato colpe, ma spiegato che il momento particolare nel confronto con la rappresentanza degli organi professionali dei medici sull'argomento ha evidenziato la complessità nell'applicazione di nuovi metodi di lavoro nel momento della pandemia, rilevando un'adesione difficile. Il confronto c'è stato e spiace leggere che nessuno sapesse niente quando in più di un'occasione la Regione ha chiesto l'individuazione di un primo limitato blocco di adesioni alle sperimentazioni. Azioni messe in campo per sopperire alla grave carenza di medici di medicina generale in diverse aree della Regione. Tuttavia, entrando nel merito, corre l'obbligo di osservare come le azioni per sopperire alla copertura delle zone carenti di medici di medicina generale sono strettamente disciplinate dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, per cui lo spazio di manovra della Regione risulta molto ridotto e deve essere necessariamente concordato con le organizzazioni sindacali dei medici. Non è più procrastinabile la revisione dell'accordo nazionale tutte le Regioni hanno chiesto al Governo, trovando piena condivisione nel Ministro Speranza. Saranno molti temi da affrontare e risolvere a partire dalla sostenibilità, che a giudizio di molte Regioni imporrebbe una riconsiderazione del rapporto un medico ogni 1.300 residenti, al fine di anticipare l'ingresso nella professione di un più alto numero di medici di medicina generale, un tema sul quale, purtroppo, davanti alle reiterate richieste già avanzate in tal senso dalla parte pubblica in sede di negoziazione e verbalizzate dagli atti delle organizzazioni sindacali, hanno sempre rigettato tale ipotesi. Siamo comunque al lavoro insieme alle altre regioni per introdurre nuovi meccanismi utili a risolvere problemi che ogni giorno si presentano nei singoli territori a causa di pensionamenti e limiti determinati dalle attuali regole. Si tratta di termini da proporre al tavolo nazionale al fine di migliorare la modalità per la copertura delle zone carenti. Le organizzazioni sindacali di medici di medicina generale sono state informate nell'estate del 2020 dell'attivazione del progetto di telemonitoraggio Covid-19 nell'ambito dei lavori del gruppo tecnico ristretto per la stesura dell'intesa per la disciplina dei rapporti biennio 2020-2021 e delle attività connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, successivamente approvate con la DGR 1737 del 20 novembre 2020. Al punto 5 dell'intesa relativo alla telemedicina dematerializzazione è espressamente previsto che, al fine di sviluppare ulteriormente l'informazione e la telemedicina, la Regione ha proposto la sperimentazione di televisita nei rapporti tra medicina e paziente attraverso una piattaforma acquisita da INSIEL. Al seguente punto 6 sono state indicate genericamente le misure precauzionali per i medici di medicina generale nella gestione dei casi sospetti Covid-19, che sono ripresi più esaustivamente nell'intesa con le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Covid-19, approvata con la DGR 1736 del 20 novembre. Scopo di detta intesa consiste espressamente nel disciplinare il coinvolgimento dei medici di medicina generale nel rafforzamento dell'attività di tempestiva presa in carico rispetto alla diagnosi del caso sia posto il sospetto di Covid-19 ed individuare per il contenimento dell'epidemia delle misure atte a mantenere nelle strutture sanitarie, comprese quelle ambulatoriali, Covid-free. Il lavoro, evidentemente reso ulteriormente complicato dal momento della pandemia per l'introduzione di nuovi meccanismi di operatività, ha avuto un'adesione di 294 medici di medicina generale. Sono stati consegnati 17 kit che coprono 51 pazienti, 4 all'ASUFC, 6 a SUGI e 41 ASFO. Quest'ultima ha consegnato 10 kit all'interno di una casa di riposo per poter monitorare tutta la popolazione residente della casa.
sono i medici di medicina generale che valutano quali persone possono essere monitorate con questi sistemi in remoto in collaborazione stretta con i distretti delle aziende sanitarie di appartenenza. Questa prima fase di sperimentazione può ritenersi completata e va inserito un altro problema che determina l'inadeguatezza delle regole vigenti nell'applicazione delle regioni vigenti in materia di gara d'appalti e di beni e servizi resi necessari anche al momento dell'emergenza. Infatti, il progetto di sorveglianza domiciliare delle persone Covid positive è stato avviato a seguito della delibera della Giunta regionale 1136 del 24 luglio del 2020, che ha dato l'indirizzo circa l'impiego dei fondi della raccolta solidale effettuato dalla Protezione Civile regionale. Il progetto prevede la messa a disposizione di 1500 kit formati da tablet con SIM per il collegamento alla rete internet, connesso via Bluetooth a uno sfigmomanometro, un pulsossimetro e un termometro, al fine di monitorare a distanza i pazienti, inviare i dati sanitari che li hanno in carico ed effettuare l'occorrenza delle videochiamate tra medico e paziente. Il progetto è stato particolarmente complesso, non poteva essere diversamente data la multidisciplinarità dell'operazione, in quanto ha visto il coinvolgimento di diversi attori che hanno dovuto mettere a fattor comune diversi contributi specialistici. In SIEL, con il compito di effettuare il contratto di noleggio dei tablet e delle SIM e della loro configurazione al fine di poter essere connessi alla rete internet. La Protezione Civile, che ha bandito la gara per la fornitura della parrucchiera sanitaria, compresa la configurazione dei tablet. ARCS, con il compito di occuparsi di fornire il magazzino per lo stoccaggio e la distribuzione dei kit. Le aziende sanitarie, con il compito di provvedere alla personalizzazione della piattaforma e all'individuazione dei pazienti cui distribuire il kit. In SIEL, a seguito di apposita convenzione con la Protezione Civile regionale, sottoscritta in data 27 ottobre 2020, ha provveduto all'affidamento del servizio di noleggio per un importo di 359.460,80 euro e dalla conseguente consegna dei tablet con SIM configurata secondo le seguenti scadenze. I primi 5 tablet con SIM necessari alla configurazione della apparecchiatura campione il 27 novembre, i successivi 4,95 4 dicembre, ulteriori 500 il 17 del 12, gli ultimi 500 tablet con SIM il 12 gennaio. La Protezione Civile, a seguito della manifestazione di interesse esperita il 31 luglio del 2020, dal 31 luglio al 10 settembre del 2020, ha acquisito la richiesta di partecipare da parte di 15 ditte, 9 delle quali al termine dell'istruttoria sono risultate in possesso dei requisiti e quindi invitate a presentare l'offerta. La gara a procedura ristretta, secondo la normativa prevista per le gare sopra soglia comunitaria, ha visto quale soggetto aggiudicatario con decreto del 19 dicembre 2020 la ditta Abitranx di Monopoli per un importo contrattuale di 663.899,60, corrispondente a un ribasso del 40,29%. A seguito della consegna in via d'urgenza in data 13 novembre 2020 in pendenza della stipula del contratto, avvenuta in data 26 gennaio 2021 a seguito della verifica dei requisiti, ha provveduto a consegnare il seguente materiale. I primi 5 kit campione completi necessari alla configurazione della apparecchiatura il 20 novembre del 2020, ricevendo da INSIEL in data 25 novembre 2020 la validazione di quanto rispondente ai requisiti di capitolato. 1500 pulsossimetri il 21 dicembre del 2020, gli ulteriori 140 pulsossimetri oltre ai 1500 termometri in data 21 gennaio 2021. 160 sfigmomanometri il 1 febbraio 2021. Gli ultimi 1340 sfigmomanometri consegnati in questi giorni risultano essere giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia. Ad oggi sono quindi stati configurati ulteriori 160 kit completi che verranno distribuiti a partire dalla prossima settimana a cura delle aziende sanitarie, mentre i rimanenti 1340 verranno allestiti e consegnati nelle prossime settimane con un ritardo, ad oggi, di 2 giorni rispetto ai tempi contrattuali. A seguito di comunicazione da parte di INSIEL in data 20 gennaio 2021 della venuta consegna presso il magazzino ARCS della totalità di 1500 tablet con SIM accertati con verbale dello stesso 20 gennaio da parte del direttore dell'esecuzione del contratto della Protezione Civile, si è informato con ordine di servizio ad Arbitranx, la ditta giudicataria del contratto, di fornire entro i 10 giorni previsti dal contratto i kit completi di configurazione ai tablet. I termini sono scaduti lunedì 1 febbraio ed a seguito di ulteriori verbali con ordine di servizio dello stesso 1 febbraio, la ditta è stata sollecitata a completare le forniture pena applicazione delle penali previste dal contratto.
Abitranks, con nota del 14 gennaio 2021 a riscontro del primo ordine di servizio, ha comunicato che le apparecchiature necessarie a completare la fornitura sono, come già indicato in premessa, giacenti in dogana presso l'aeroporto di Venezia, in attesa delle pratiche di ingresso in Italia che dovrebbero concludersi a breve. Grazie, prego consigliere Jacopo. Assessore, lei ha dovuto leggere una relazione che mi auguro il presidente Fedriga, visto che dichiarava o gli hanno fatto dichiarare il 21 dicembre che l'iniziativa è già partita in tutte le aziende sanitarie con la distribuzione dei 1500 kit, ha detto una, diciamo inesattezza. Oggi sappiamo che forse gli unici kit distribuiti sono 17, più o meno 15, 20, che ce n'è altri 160 forse pronti, un 10%, a questo punto fortuna che arriva il vaccino, cioè fortuna che arriva il vaccino, perché se il progetto di telemedicina annunciato il mese di aprile dell'anno scorso, che utilizza 1.400.000 euro della solidarietà regionale, cioè di quanto i cittadini di questa regione hanno versato tasca loro per sostenere le azioni solidali verso l'emergenza Covid, ma quanti tamponi si potevano acquistare per farli nelle scuole, nelle case di riposo, laddove a chi lavora nelle case di riposo si fa un tampone al mese perché non ci sono i soldi. Leggete, ascoltate il servizio su Rai 1 dell'altra sera, come si dice. Allora, rispetto a quello che è stato detto in terza commissione, che i medici di base non collaborano su questo processo, allora, anche collaborassero ce n'è 160 di kit, perché tutto il resto abbiamo preso che è fermo addirittura in dogana, 160 l'ha dichiarato, quindi anche avessero collaborato, ma non si può nemmeno incolpare i medici, perché la FIMS dice non siamo stati mai coinvolti. Allora, a parte verbali e controverbali, a parte lo scaricabarile, perché in questo abbiamo capito che quando c'è qualcosa che non va è sempre colpa il medico di base, è colpa per i tamponi, è colpa per la è colpa perché non va a fare le visite, è colpa, ma guarda caso è sempre colpa qualcuno. Sì, Jacopo. E io le posso garantire che, siccome conosco molto bene i medici di base, posso garantire che di attivazione vera, coinvolgimento reale e soprattutto supporto concreto al lavoro ce n'ha assolutamente insufficiente. Allora, diciamo la verità e diciamo a tutti quelli che hanno dato i soldi per la solidarietà verso l'emergenza Covid in questa regione che dopo un anno i loro soldi sono fermi ancora in dogana, e non c'è nessun servizio attivato sul territorio. Grazie. Nonostante le conferenze stampa del Presidente. Grazie. Usai. Grazie Presidente. Ricordiamoci sempre due minuti nella replica. Per fare il microfono a sinistra. Aspetta. Microfono in alto a sinistra. Sì. Grazie. Devo dire che i numeri dei tablet attivati per il momento per l'assenza a domicilio sono veramente sconfortanti, per cui non credo che sia il coinvolgimento dei medici di base quello che ha limitato attualmente, per cui leggerò con attenzione i numeri forniti dall'assessore, però anche rispetto alle dichiarazioni del Presidente, rispetto a uno strumento importante per i medici di base per l'assistenza a domicilio, o anche le dichiarazioni improvvide fatte durante la presentazione del progetto a Palma Nova, quando addirittura si diceva che eravamo i primi in Italia, che non è assolutamente vero, credo che in realtà bisogna tornare a quello che è la realtà dei fatti. Anche rispetto alle dichiarazioni di coinvolgimento dei medici in generale, perché qualcuno dice il falso. Se uno dice che abbiamo coinvolto il medici in generale e i sindacati escono dicendo che non è assolutamente vero, né i singoli medici né i sindacati, evidentemente qualcuno non lo racconta giusta. Ma in realtà si scarica la responsabilità non solo sulla telemedicina, anche per quanto riguarda le zone carenti. L'assessore anche in commissione ha detto che bisogna modificare l'accordo collettivo nazionale, la collaborazione con i medici in generale. Io ricordo che c'è anche una contrattazione regionale e aziendale che può essere fatta. E pochi giorni fa, una delle aziende sanitarie, ma non è la prima, ci sono stati diversi casi negli ultimi mesi, c'è una sentenza del Tribunale che dichiara antisindacabilità
e della condotta dell'azienda rispetto alla modalità con cui vengono attivati in materia di continuità assistenziale. Ecco, allora, io credo che davanti a la necessità di dare una risposta importante per fare un filtro, per evitare di riempire gli ospedali e cercare di prendere subito in carica i pazienti a domicilio, questa eterogeneità, come ho detto all'inizio, rispetto ai protocolli che sono messi in atto a livello regionale, rispetto al fatto che non viene fatto un bando straordinario immediato per coprire gli eventuali rifiuti dei medici, e poi con la contrattazione regionale si può anche in qualche maniera andare a incentivare in qualche maniera il medico per l'apertura degli ambulatori nelle zone carenti e disagiate, fornendo un ambulatorio, contribuendo a, parzialmente anche l'affitto. C'è il tema anche della segreteria, del supporto alla segreteria. Adesso solo alcuni medici hanno personale di segreteria e sappiamo quanto è necessario fare un triage anche telefonico o prendere appuntamento o sgravare dalla burocrazia i medici, sia per quanto riguarda la malattia anche legata al Covid. Signore Usai, chiuda. Io mi ritengo assolutamente insoddisfatto e spero che cambi passo quello che è la collaborazione con i medici di base, proprio per dare risposte ai cittadini. Grazie. Grazie.